Oggi sigliamo l'avvio della collaborazione fra BCC Milano, Avis Comunale Milano, Comune di Milano e anche il Banco Alimentare. Ecco che avviamo questa collaborazione nata negli scorsi mesi sulla volontà di ciascuno di dare un contributo sostanziale all'attività di vicinanza alle famiglie che hanno più bisogno. La BCC Milano cercava un progetto che le permettesse di proseguire quell'impegno e quella capacità di trasformare le idee in progetti e di costruire quella responsabilità sociale che la caratterizza da sempre. Ha trovato in Avis Comunale un partner anche in passato e ha voluto tradurlo ulteriormente in una progettualità che si inserisse un po' in quelle che sono le attenzioni che il Comune di Milano ormai da anni dedica alle politiche alimentari. BCC Milano dà l'avvio a un nuovo progetto, un nuovo hub contro lo spreco alimentare, e lo fa in un sistema di alleanze che vedono il Comune di Milano insieme ad Avis Comunale e a Banco Alimentare in una collaborazione proficua per far sì che le eccedenze alimentari possano invece trasformarsi in risorsa a disposizione delle tante organizzazioni che sono vicine a famiglie che hanno più bisogno. Credo che sia un modo molto milanese di affrontare anche quelle che sono le necessità di una città complessa, soprattutto in un momento come questo, che vede forse anche più bisogno rispetto anche al passato, e quindi guarda al futuro della città con una risposta che è insieme solidale, e quindi si avvicina a chi ha più bisogno, e allo stesso tempo responsabile, capace di creare una collaborazione virtuosa che mette insieme pubblico e privato al servizio di chi ha più bisogno.